Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere non solo come si mettono le marce e i servizi di questo Fiat Agri 180-90 Turbo DT, ma anche dove trovare i vari punti per fare la sua manutenzione. Questo trattore, io ci sono estremamente legato in quanto il proprietario, dopo averlo portato a casa, mi ha reso partecipe nel suo restauro. E in quanto la carrozzeria color terracotta è stata sabbiata e verniciata dal carrozziere, mentre invece i cerchi e le parti testa di moro sono state verniciate in casa. E non solo questo, dopo sono stati fatti altri interventi, come ad esempio c'erano delle perdite dal gruppo distributore idraulico, che è stato tutto quanto smontato e revisionato, e altre varie piccole manutenzioni che non sto qui ad elencarvi. Quindi il video sarà diviso in due parti. Ci sarà la prima parte classica in cui io vi faccio vedere i comandi all'interno della cabina e la seconda parte dove invece ci faremo un giro attorno a questo trattore per appunto trovare tutti i suoi punti per fare la manutenzione. Bene, adesso allora saliamo in cabina e cominciamo con la prima parte. Sotto il volante troviamo due leve. Questa è la leva che comanderà le marce, adesso in folle. Se io dalla folle la spingo in avanti, innesterò la prima, se la porto verso di me, la seconda. Se la riporto in folle, premo la leva verso il basso e spingo in avanti, innesterò la terza. Se la riporto verso da me, innesterò la quarta. Con lo stesso principio funziona la leva delle gambe o riduttore, adesso in folle. Se io lo tiro verso di me, innesterò la seconda gamma o le medie. Se lo spingo in avanti, innesterò le retromarce. Se dalla folle premo la leva e tiro verso di me, innesterò la terza gamma o le veloci. Se invece la porto, tutta in avanti, innesterò la prima gamma o le ridotte. Sempre sotto alla leva, troviamo l'interruttore che ci farà le frecce in alto o in basso, destra o sinistra. Se premuto avremo il clacson, mentre invece se lo spostiamo verso sinistra avremo acceso i fari abbaglianti. Mentre invece con questa leva, che adesso manca perché si è rotta, potremo invece sbloccare il meccanismo che ci permette di regolare il volante in inclinazione e in profondità. Sempre sotto il volante, a destra, troviamo la chiave di accensione, l'interruttore per le quattro frecce e il manettino, che se tirato, verso di noi ci permetterà di spegnere il trattore e subito sotto il pulsante che lo sbloccherà, da questa posizione e lo riporterà, all'interno. A sinistra, invece, in basso, troviamo l'interruttore delle luci. Adesso è spento, ha due scatti per accendere le luci di posizione o per dare il consenso per accendere le luci di lavoro, che avranno anch'essi due scatti per quelle davanti e quelle dietro. Troviamo poi l'interruttore, che ci permetterà di visualizzare il livello del serbatoio, più grande, situato sulla cabina in questo modo, oppure, dei serbatoi ausiliari sotto la cabina premendolo nell'altro modo. Mentre invece qua troviamo il pulsante per l'accensione al freddo o termostart. Se questo trattore avesse l'innesto della doppia trazione elettroidraulica, il pulsante sarebbe situato in questo posto, ma essendo un prima serie, la vediamo dopo. Questa è una presa per l'accendisigari, mentre invece qui è stato aggiunto il pulsante per dei faretti supplementari sotto alle luci di posizione e frecce. Dicevamo la doppia trazione, l'innesto della doppia trazione lo troviamo qui a sinistra tramite questa leva, che non dobbiamo fare altro che portarla verso il basso e avremo innestato la doppia trazione. Per disinnestarla la tiriamo verso l'alto. Questo è l'innesto del super riduttore, per innestarlo ci basterà portare la leva indietro. Mentre invece questa è la leva del freno a mano. E sempre qui a sinistra poi troviamo la radio. A destra invece troviamo la leva dell'acceleratore a mano,
Mentre invece questi sono i comandi rapidi o liftomatic, che permettono di alzare e abbassare il sollevatore senza agire sulla leva di posizione. Premendo questo pulsante avremo l'abbassamento dei bracci e il pulsante rimarrà bloccato nella posizione. Per sbloccarlo e alzare i bracci tiriamo indietro questo pulsantino. Sempre qui a destra, con queste tre leve comanderemo tre distributori idraulici. Questa leva, la più piccolina, ha la funzione dello scatto libero sia in avanti che indietro, in cui la leva rimane bloccata fino a quando il distributore non supera una certa pressione, oppure se portata tutta in avanti rimarrà bloccata in posizione flottante. Mentre invece con questo chiamiamolo potenziometro possiamo regolare la velocità di reazione dello sforzo controllato del sollevatore. Questa è la leva per l'innesto della presa di forza. Adesso è in folle, se io la porto indietro è innestata, al centro come abbiamo detto è in folle, tutta in avanti azioneremo il freno della presa di forza. E poi troviamo la leva che comanderà la posizione del sollevatore e la leva che comanderà invece lo sforzo controllato del sollevatore, col quale possiamo determinare la profondità. Sulla pedana poi troviamo questo pulsantone, che è il pulsante che ci permette di bloccare i differenziali del trattore, e per sbloccarlo non dobbiamo fare altro che premere sui freni. Sempre sulla pedana, più in basso, troviamo poi questa manopola che ci permetterà di determinare la velocità di discesa dei bracci del sollevatore. Con questa manopolina potremo determinare la temperatura del climatizzatore, mentre invece con questa potremo determinare la velocità delle ventole del sistema di climatizzazione. Con questa levetta invece determineremo se vogliamo che la temperatura sia fredda come adesso oppure calda spostandola verso sinistra, e mano a mano che ci spostiamo verso sinistra o destra avremo le varie gradazioni di temperatura. Con questo pulsante attiveremo il tergicristallo, mentre invece con questo avremo la pompettina che spruzzerà l'acqua sul vetro anteriore. Queste qua sono le bocchette di ariazione, mentre invece con queste bocchette più in alto se le aprissimo creeremo il ricircolo dell'aria, mentre invece se queste bocchette rimangono chiuse il trattore pescherà l'aria da fuori e la immetterà all'interno. Bene, adesso facciamo una rapida controllata, ma mi sembra di aver detto tutto. Allora niente, accendiamo i fanali. Qui è stato aggiunto il pulsante per il lampeggiante. Apriamo il tettuccio e andiamo a fare un giro in strada. Ok, eccoci in strada. Allora, sono in veloci prima e andiamo. Bene, adesso torniamo indietro e ci rivediamo in campo per la seconda parte del video, in cui cerco di ricordarmi tutti i vari punti in cui potrete fare la manutenzione del trattore, insomma, o almeno ecco, cerco di farveli vedere il più possibile. Bene, allora spengo il trattore e cominciamo a guardare
a guardare tutti i suoi vari punti di manutenzione. Allora, cominciamo, prendiamo un cacciavite, partiamo da davanti e andiamo fino in fondo. Allora, il cacciavite cosa mi serve? Il cacciavite mi serve per smontare la mascherina anteriore. Questo perché dietro alla mascherina anteriore troviamo la batteria. La batteria, per sostituirla è necessario mollare queste due viti qui. Io adesso ho il cacciavite sbagliato. Una volta mollate le viti, grazie a questo perno, i fanali ruotano in avanti e in questo modo è molto più facile, molto più accessibile, cambiare la batteria. Cosa che altrimenti sarebbe praticamente impossibile dalle bandelle laterali. Benissimo, facciamo qua il cacciavite per dopo che c'è da rimontare. Allora, adesso smontiamo la bandella di sinistra. Essendo questo un prima serie, il sistema per sbloccare la bandella è questa leva che si tira verso il basso. E la bandella adesso è sbloccata e la possiamo tirare via. Se invece fosse una seconda serie, troveremo delle chiusure esterne qui e qui. Ok, allora smontiamo anche la bandella laterale, questa bandella. Per smontarla c'è da tirare una fettuccia, che è questa qui. Allora, noi tiriamo la fettuccia, questa si sblocca e tiriamo la bandella verso l'alto. Benissimo. Allora, cosa troviamo su questo lato del motore? Su questo lato del motore noi troviamo qui in basso il tappo, per il livello dell'olio, ma volendo anche per il rabocco. Si svita. Ecco qua che troviamo la stina di livello. Benissimo, la revitiamo. Volendo il rabocco dell'olio si può fare anche attraverso questo tappo, ma capite che è impossibile. Mentre invece qui troviamo questa vaschettina, che è la vaschettina, dell'olio della pompina della frizione. Dunque, adesso fatemi controllare cos'altro abbiamo qui. Mi sembra che siamo a posto. Qui in basso troviamo poi questo filtro, invece, che è il filtro dell'olio motore. Andiamo sull'altro lato e vediamo cosa troviamo. Allora, anche qui per sbloccare la bandella abbiamo questa leva da tirare verso il basso e poi tiriamo tutta la bandella verso l'alto. Qui la fettuccia è stata modificata, non so se dal precedente proprietario o proprio da Paterniani, perché insomma con la bombola dell'aria compressa è un po' più difficile riuscire a togliere la fettuccia come nell'altra mono. Ok, qui da questo lato invece troviamo, allora, il filtro dell'aria, dove si svita questo galletto e viene fuori il filtro principale, e poi dopo abbiamo anche il filtro secondario che bisogna sempre svitare un altro galletto per tirarlo fuori. Benissimo. Allora, intanto che io riavvito, vediamo i due filtri per il gasolio. Mentre invece qua in basso è difficile da vedere con la bandella, ma c'è il bicchierino, sempre del gasolio. Poi dopo troviamo invece questi due filtri, che sono due filtri idraulici, e invece qua in alto, sopra il cofano, sotto questo portellino, troviamo questo tappo dove possiamo fare
il pieno per il liquido refrigerante. Benissimo, dopo mi sembra che questa zona abbiamo detto tutto. Lì dietro dai, provo a infilarmi e vediamo se riesco a farvelo vedere. Troviamo invece, eccolo qua, non so se lo vedete, se c'è abbastanza luce, comunque questo coperchio dove qua dietro abbiamo il filtro della presa di forza, sempre comunque dell'olio. Poi dopo qui invece abbiamo il decantatore del gasolio per separare l'acqua dal gasolio, e svitando qui togliamo l'acqua in eccesso. Poi dopo qui in cabina dietro questo sportellino troviamo la vaschetta del livello dell'olio dei freni, sempre in cabina, già che dai, facciamolo tutta. Sulla pedana troviamo questa vite, questo tappo con filettatura, che svitandolo ci permette di accedere al livello, alla stina di livello, per controllare il livello dell'olio del cambio. Eccola qua. Vediamo se sono riuscito a inquadrarla tutta, speriamo di sì. Eccola qua. Benissimo, poi dopo va niente, basta riavvitare il tappo, trovare la filettatura e ci siamo. Ok. Poi dopo, allora, andiamo dietro al trattore. Troviamo questo. Questo qua è quello che invece ci permette di controllare il livello dell'olio idraulico del trattore e anche il posto dove inserirlo. Troviamo poi, tornando ai comandi, questa leva, che è la leva che ci permetterà di comandare la posizione del sollevatore, quindi in alto o in basso, da fuori, in modo tale che ci sia più facile attaccare un attrezzo senza dover continuamente scendere e salire. Allora, vediamo cos'altro c'è. Ah sì, qua sotto troviamo quest'altro filtro, che è il filtro invece dell'olio del cambio, e mentre invece qui ci dovrebbe essere la vaschetta per l'acqua per il tergilunotto, ma al momento manca. Comunque sarebbe in quella posizione. Dopo non sto a farvi vedere tutti i vari ingrassatori, anche perché non sarebbe più finita. Aggiungo questa ripresa perché mi sono reso conto di aver dimenticato di dire un paio di cose. Allora, i dati del trattore, ossia che è stato prodotto dal 1984 fino al 1994 circa, monta un motore 6 cilindri turbo da 8102 cm3 per una potenza di 180 cavalli e un peso di 6300 kg circa, e mi sono dimenticato di dirvi dove sono i filtri dell'aria della cabina. I filtri dell'aria della cabina li troviamo qua sotto, e ce n'è uno per parte. Allora cosa si fa? Si svitano queste due viti. E si toglie la protezione. Sotto la protezione troviamo il filtro. Per farlo uscire si porta in avanti questa linguetta, ed ecco qua che abbiamo il nostro filtro dell'aria. E come ho detto ce n'è uno per parte. Bene, dopo quello lo rimetto su dopo. Benissimo, ci tenevo a dirvelo per avere una maggiore precisione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Detto questo, mi sembra di avervi detto i principali punti di manutenzione del trattore. Quindi appunto abbiamo detto l'olio idraulico, il filtro dell'olio della presa di forza, filtri dell'olio idraulico, filtri del gasolio, filtro dell'aria. Dunque, bicchierino, batteria, radiatore, cioè insomma liquido refrigerante. Niente, dai,
Se mi sono dimenticato qualcosa, fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, so che siete sempre molto bravi, che se mi perdo qualcosa me lo dite sempre. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video un po' alternativo rispetto al solito. È la prima volta che finisco un video con un trattore con tutte le sue lamiere smontate, ma dai, ripeto, un po' diverso dal solito, ci sta. Non so se farò altri video di questo tipo con altri trattori. Ho voluto farlo con questo perché secondo me meritava davvero, per il restauro e così via. Ho voluto quindi presentarvelo in maniera classica, ma portarvi anche qualcosa in più. Quindi, e ho fatto, ripeto, il video in questa maniera perché lo conosco come macchina più di tante altre. Quindi mi sono sentito di portarvelo anche in questa maniera. Ripeto, non è detto che lo faccia ancora. In ogni caso, non si può mai sapere, mai dire mai. Quindi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, commentate, lasciate un like, perché presto ce ne saranno di nuovi. Alla prossima!